Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9 e 3 minuti di lunedì 8 gennaio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, vorrei appunto mettere a fuoco diciamo uno degli aspetti fondamentali di questo tempo, che è il tempo di Maria. E Maria ha detto, la Madonna ha detto: questo è il mio tempo, però ha anche detto che questo è il tempo di Satana, quindi il tempo della grande battaglia, secondo il capitolo 12 dell'Apocalisse, fra la donna vestita di sole è grande il dragone, il grande drago rosso, che ha la potenza del male, la potenza delle tenebre. E allora, in questo contesto, cari amici, dobbiamo cercare di capire il ringraziamento che fa la Madonna ogni volta che dà un messaggio, e l'ha fatto anche l'ultima volta, il primo gennaio del 2024, anzi, incominciando il messaggio proprio con grazie perché avete risposto alla mia chiamata, e poi ha detto: non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. Allora, dobbiamo capire il valore di questa espressione che la Madonna ripete spesso, o quasi sempre, alla fine dei suoi messaggi. In particolare, sempre possiamo dire quelli rivolti alla parrocchia, quindi alla Chiesa, perché la Madonna dice: grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Allora, quello che finora noi abbiamo interpretato, come abbiamo interpretato questo messaggio dalla Madonna, soprattutto l'abbiamo interpretato accogliendo i suoi messaggi e accogliendo, diciamo così, l'invito in qualche modo a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, perché appunto, come è stato detto da lei stessa, che tutti quelli che vanno a Medjugorje rispondono a una sua chiamata. In realtà dobbiamo, come dire, dare un contesto molto più ampio a questa espressione della Madonna, cioè collocarla appunto nel tempo del grande combattimento spirituale, è un tempo in cui Satana è sciolto dalle catene, è il tempo dell'Apocalisse, del primo combattimento dell'Apocalisse, quella che vede appunto la Madonna da una parte e ovviamente tutti i suoi fedeli, di cui lei è madre, la Madonna è madre della Chiesa, dall'altra l'impero delle tenebre, poi possiamo chiamarlo come vogliamo, però comunque il diavolo, tutti quelli che lo seguono. Allora, è in questo contesto, cari amici, di epocale e di grande valore dal punto di vista della storia della salvezza, perché è tipico, il primo combattimento spirituale è l'apertura degli ultimi tempi, che poi avranno un tempo di pace, e infine il secondo grande combattimento spirituale, quello della venuta di Cristo nella gloria, con potenza e gloria grandi, col quale metterà fine a ogni tentativo di Satana di nuocere all'opera di Dio. Allora, questo tempo nel quale viviamo, che è incominciato con, possiamo dire, con l'apparizione della Madonna della regina della pace nel giugno del 1981, questo tempo ha dato inizio, diciamo così, alla prima fase dell'Apocalisse, che è una fase altamente drammatica, cari amici, e noi l'abbiamo visto progredendo, l'aspetto drammatico di questa fase attraverso l'attacco che Satana ha fatto alla Chiesa, al cristianesimo, alla fede e quindi diciamo così, all'opera di Cristo, tanto che è arrivato praticamente quasi a indebolire in modo determinante la Chiesa nei paesi d'antica cristianità, e questo abbiamo visto in questi ultimi 50 anni, possiamo dire.
con l'aggravante non solo del fatto di aver rifiutato la fede, la croce, ma di aver dato inizio a una nuova era che è quella dell'uomo al posto di Dio, che è come dire Satana al posto di Dio. Quindi, cari amici, è questo sicuramente, per quanto riguarda la bimillenaria storia della Chiesa, il più grande attacco all'opera di Cristo Salvatore e Redentore. Il più grande attacco all'opera della creazione e della redenzione, quello che stiamo vivendo. La Madonna è l'inviata di Dio, l'inviata di suo Figlio. Questo è quello che la Madonna ha sempre messo in evidenza. Cioè, è chiaro che i due combattenti sono, come disse una donna, una volta la Madonna, all'inizio delle apparizioni, fra Cristo, fra suo Figlio e Satana. Però suo Figlio ha inviato lei qui, come diciamo colei che è sullo sfondo opposta del serpente, metterò in nemicizia fra te e la donna, quindi è qui inviata da suo Figlio per la grande battaglia. Ora, cari amici, è in questo contesto che comprendiamo la chiamata della Madonna. Cioè, come noi quando, parlo sotto un profilo puramente umano, diciamo così, sappiamo, vediamo, almeno nel passato è stato così, ora non so come sarà, vediamo la nostra patria in pericolo e allora siamo chiamati a sostenere la patria che è in pericolo e difenderla. E così, cari amici, anche per quanto riguarda la nostra appartenenza alla Chiesa, la Madonna, quindi come quelli che condividono l'opera della redenzione e quindi sono con la Madonna, con Cristo e con la Chiesa, la Madonna è in questo tempo di grande attacco alla Chiesa, la Madonna chiama i suoi figli, è una chiamata alle armi spirituali ovviamente, in particolare quella che la Madonna ci mette in mano è quella del Rosario, ma è una chiamata a tutti quelli che aprono il cuore. È una chiamata, come dire, a difendere la fede. È una chiamata a difendere l'opera della creazione, della redenzione. È una chiamata alla testimonianza eroica. È una chiamata per, come dire, nella prospettiva, assicurare al mondo la sopravvivenza, perché è proprio a rischio l'opera della creazione. Anzi, assicurare al mondo un tempo di pace e di prosperità, come ha detto la Madonna, e quindi assicurare al mondo un tempo di grazia, e perché quando la Madonna parla di pace è innanzitutto la nostra pace con Dio, con Cristo, e quindi e il presupposto perché ci sia la pace fra gli uomini. Allora, cari amici, questa è la vastità della chiamata, cioè la Madonna è, siamo in questo tempo di grande lotta, è una lotta decisiva nella quale c'è la chiamata alle armi. Ovviamente il diavolo chiamerà i suoi, non c'è dubbio, anzi soffia. Come dice, ha detto la Madonna, soffiano i venti del male, vi ricordate? Dell'odio, della morte. L'ha detto due volte un'espressione di questo genere. Satana quindi soffia in modo tale che le persone vengano come foglie secche raccolte dai venti e poi sballottate qua e là. Ma ha anche detto la Madonna che Satana scardina i cuori, c'è una chiamata anche aiutare Satana a scardinare i cuori con l'odio. Quindi c'è una duplice chiamata, possiamo dire. È la chiamata di Maria alla fede, alla preghiera, alla conversione, alla testimonianza. La chiamata di Satana a disfarsi del cristianesimo, a unirsi a lui nella lotta contro Dio. A unirsi a lui nella lotta contro l'opera di Dio che è la creazione e la redenzione. Questa duplice chiamata, possiamo dire che il mondo ha risposto alla chiamata di Satana, se sono solo vedere le cifre di quello che è avvenuto in Occidente in questi ultimi 50 anni,
con sicuramente uno svuotamento delle chiese, un indebolimento della Chiesa, un abbandono della fede, dei comandamenti, dei sacramenti. E sono molti quelli che ha risposto al vento dell'incredulità, della falsa libertà, delle false promesse, del maligno. Ora, noi dobbiamo essere quelli che rispondono alla Madonna. Ora, cari amici, non sappiamo quanti hanno risposto alla Madonna, comunque tanti hanno risposto alla Madonna, non c'è dubbio, e questo lo si vede non solo e non tanto nei pellegrinaggi che ci sono stati a Međugorje, ma perché la risposta alla Madonna è molto più variegata. E non passa necessariamente per il pellegrinaggio a Međugorje, anche se comunque la Madonna chiama da lì, quindi questo va tenuto conto di questo, però anche tutti quelli che sentono questa chiamata, sentono questo bisogno della Madonna, aiutatemi ad aiutarvi, e sentono questo appello alla preghiera, alla conversione, alla testimonianza della pace, ovunque si trovino nel mondo, diciamo, possono rispondere alla chiamata. In qualsiasi situazione, cari amici, si può rispondere in qualsiasi età, da bambini e da anziani, si può rispondere, diciamo, in condizioni privilegiate come quelli della vita consacrata, del sacerdozio, che sono, diciamo, quelli che a tempo, che danno tutta la loro vita per questa battaglia, e poi tutti gli altri che sono nel mondo possono rispondere a questa chiamata. Quindi anche quando, dico, per quello che è successo in questi giorni, la chiamata della Madonna sul Polburdo, è chiaro che hanno risposto le persone che c'erano, vedo che le fonti locali ribadiscono che sul Polburdo c'erano almeno 30.000 persone, il che, essendo il primo gennaio, è un numero notevolissimo, diciamo. E, però io immagino quante persone hanno risposto da lontano, hanno risposto attraverso i mass media, e hanno risposto attraverso il passaparola, non hanno saputo che c'era questa chiamata, non ha risposto a questa chiamata, ma in realtà aveva già risposto prima la Madonna, cioè aveva già risposto prima alla chiamata. Adesso non devono altro che ribadire questo sì alla Madonna, sì alla chiamata. Quindi molti mi scrivono proprio: ma io farò in tempo, ero occupato, ero via, ero qua, ero là. Ma sì, ma certo, tutti quanti potete rispondere a questa chiamata, anzi dovreste arricchire questa vostra, ribadire la risposta con un rosario particolare per le intenzioni della Madonna, perché credo che dei piccoli sacrifici dobbiamo anche farli e incrementare sempre più attraverso la nostra testimonianza questa risposta alla chiamata di Maria, ma vista in questa grande prospettiva. Siamo in preparazione alla grande battaglia, è molto importante che nel tempo delle prove si entri preparati, perché come ha detto la Madonna, se siete me vincerete, ma se non siete me regnerà il peccato e non sarete forti, non riuscirete ad opporre alla potenza del male. Quindi questo è il momento in cui ribadire la risposta alla chiamata, in cui far sì che sia una decisione irreversibile. Seguirò Maria come madre, la accolgo nella mia vita, voglio essere suo figlio, voglio seguirla, voglio ascoltarla, voglio mettere in pratica quello che dice, cioè l'invito alla fede, alla conversione, l'invito all'Eucaristia, alla confessione, insomma. Cari amici, è il momento in cui ribadire, anzi uscire fuori dai sì che vacillano da una parte e dall'altra, capito? Quinci e quindi, un'occhiata alla Madonna, un'occhiata al mondo. Dobbiamo uscire fuori da queste forme di, come dire, di indecisione, attraverso le quali Satana poi ci assesta il colpo fatale, è ovvio. E quindi entrare nella radicalizzazione del nostro sì, quando Madonna dice: decidetevi per Dio, decidetevi per la preghiera,
decidetevi per la conversione, decidetevi per la santità, decidetevi per il paradiso. Ha detto tutte queste espressioni della Madonna. E quindi arrivare a questa decisione da ribadire ogni giorno, e così saremo, come dire, le persone che la Madonna, con le quali la Madonna intende combattere e vincere la sua battaglia. E questo, cari amici, era il pensiero di questa mattina, cioè la risposta alla chiamata di Maria. Adesso, cari amici, io vorrei affrontare voglio entrare nel vivo di quello che accade nel mondo. Comunque, io sono una persona che per sua natura va sempre all'essenziale, no? Cioè, non mi perdo in cose non molto importanti, per quanto possono apparire importanti agli altri. Io ovviamente mi metto dal punto di vista della Regina della Pace, dei suoi messaggi, di quello che ci comunica, e lì si vede ciò che sta a cuore alla Madonna, ciò che per la Madonna è importante. E appunto, se è importante per lei, deve essere importante anche per me, che sono qui a parlare di lei. Allora, non c'è dubbio che la cosa più importante per la Madonna in questo momento è la pace e la guerra. Poi ovviamente il significato di pace per la Madonna è molto ampio, riguarda proprio anche la dimensione spirituale, il nostro rapporto con Dio, riguarda anche la Chiesa, quindi è molto vasto la sua tematica, però lei si è definita, io sono qui come Regina della Pace, quindi. Allora, in questa prospettiva volevo dirvi che il tema della guerra è quello più importante, perché è quello che ci aspetta. Cioè, il tema della guerra non si può, come dire, mettere fra parentesi, non parlarne, perché è esattamente il nostro futuro la guerra. La guerra contro Dio, contro la Chiesa, da parte di Satana, dell'Impero delle Tenebre, è il nostro futuro prossimo. Ed è per quello che la Madonna è qui, per questa grande battaglia, per questa grande vittoria. Allora, in questo momento qui, le guerre che impensieriscono sono due, quella in Medio Oriente e quella in Europa, con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Io non voglio fare profezie, comunque, insomma, le profezie le guardo, insomma, cioè il soprannaturale, quello che il soprannaturale ci ha rivelato attraverso la Madonna fatta a Medjugorje, in altre parti del mondo, attraverso santi e mistici di quest'ultimo secolo. Tutto questo va tenuto in grande considerazione, perché sono comunque aiuti e luci che Dio ci dà, specialmente poi i messaggi della Madonna a Medjugorje, e quindi vanno tenuti presenti. Però bisogna anche guardare, diciamo così, a quello che accade, perché, come ha detto bene il Cardinal Caffarra, parlando di Fatima, che poi è come parlare di Medjugorje, perché Medjugorje è il prolungamento di Fatima, ha detto che Fatima è una profezia che si realizza. Quindi noi dobbiamo, attraverso, conoscendo bene le profezie della Madonna da Fatima a Medjugorje, noi dobbiamo vedere come si realizzano queste profezie, vederlo leggendo i giornali, leggendo, studiando la realtà nella quale viviamo. Allora, di queste due guerre, quella che ci interessa di più è quella in Europa. Quella in Medio Oriente, a mio avviso, però posso sbagliarmi, non ha futuro, cioè voglio dire, è una guerra nata è una guerra nata come diversivo, cioè la vera guerra è quella della Russia. Questa è nata come diversivo della Russia, che ha spinto l'Iran, ha spinto quindi tutti gli alleati dell'Iran, che sono Hamas, Hezbollah, gli Houthi pure loro, e poi ovviamente i Pasdaran iraniani che sono in Siria, li ha spinti a creare, diciamo così, un clima di aggressione, in modo tale da distrarre l'Occidente impegnato in Ucraina. Questa è una interpretazione che danno molti, ed è plausibile. Io di questa interpretazione sono d'accordo, in questa cosa sono d'accordo, che la guerra più importante è quella in Europa, è quella della Russia all'Ucraina.
meno importante è quella del Medio Oriente, perché quella del Medio Oriente non ha prospettive, non vedo dove possa andare a sbattere, insomma, non vedo che l'Iran possa fare qualcosa, cosa può fare. Se Israele fosse in una necessità estrema ha armamenti tali da poter mettere in silenzio l'Iran, quindi non vedo, sì, ci potrà essere qualche allargamento, ci potrà essere un attacco al Libano, questo non si può escludere, perché lì gli Hezbollah continuano a bombardare, quindi, però la guerra lì è una guerra nella quale Israele cerca confini più sicuri. Una volta ottenuto quello, cercherà di rinsaldare i rapporti con i paesi arabi sunniti. L'ha già fatto con l'Egitto, con la Giordania, con vari Emirati, lo farà anche con l'Arabia. Erano già in atto gli accordi di Abramo, quindi non vedo lì, diciamo, non vedo lì un teatro di guerra più esteso di quanto non sia adesso. Questo è il mio parere. Invece la penso diversamente per quanto la guerra in Ucraina, per tutto quello che ho studiato sulla Russia, per tutto quello che dicono i suoi ideologi. Fra l'altro Alexander Dugin è stato invitato in Italia da organizzazioni filorusse per illustrare la sua dottrina. E la sua dottrina è quella della Russia che ha la missione di salvare l'Europa, che ha tradito il cristianesimo, ha la missione di salvare l'Europa occupandola. Questo è il pensiero di Dugin, ma è il pensiero di Kirill, è il pensiero soprattutto di Putin. Quindi, a mio parere, la prospettiva qual è? La prospettiva è quella di una guerra che Putin stesso ha detto settimana scorsa, che lui per i suoi piani prevede una guerra di 5 anni. Quindi 5 anni sono già nel tempo dei segreti per me. Questa guerra che lui prevede per 5 anni, dove si combatterà? Si combatterà in Europa, ovviamente. Quindi il futuro, man mano che si va avanti, si delinea con molta chiarezza. Il tempo dei segreti sarà un tempo in cui la guerra sarà in Europa. Sarà il tempo dell'invasione della Russia che, dopo aver piegato l'Ucraina, incomincerà a diffondersi nei vari paesi europei e forse non più supportata dagli Stati Uniti impegnati con la Cina. Sono tutte supposizioni, però ho trovato un articolo sul Corriere stamattina molto interessante che spiega per quale motivo noi dobbiamo sostenere l'Ucraina, sostenere Kiev, perché se non lo sosteniamo non c'è dubbio che il programma della Russia è il dilagare in Europa. Soprattutto in questo articolo interessante del Corriere di ieri ho trovato una espressione di, non so se proprio il cancelliere o il ministro degli esteri della Germania, che ha detto che lui, per quanto riguarda questo decennio, cioè i prossimi 6 anni, ci potrà essere una grande guerra in Europa, l'Europa contro la Russia. Dunque questo non è una profezia, è una valutazione militare di un politico della Germania, è la valutazione militare della Germania, perché la Germania ha deciso di riarmarsi in questa prospettiva, ovvio. Quindi quello che a mio parere e dal punto di vista, diciamo, del messaggio di Fatima, che vede protagonista la Russia nel tempo dei segreti, conoscendo il programma della Russia elaborato dai suoi dirigenti, che è quello della ripresa del potere in Europa, prima dei paesi orientali e poi possibilmente anche di quelli occidentali, per salvare dall'eresia nella quale noi siamo caduti, no? C'è anche la motivazione religiosa da parte dei russi alla guerra. Allora questa è la prospettiva che io vedo davanti a noi. Adesso trovo che anche dal punto di vista militare si prevede nel giro di pochi anni una guerra in Europa. Quindi questo è una... Noi siamo qui a fare riflessioni di questo genere, insomma. Non siamo qui a auspicare le guerre. Siamo qui a vedere qual è
qual è il contesto. Io cerco di capire qual è il contesto nel quale ci saranno gli eventi dei segreti, che saranno eventi di guerra, ma anche eventi che riguardano la Chiesa. È ovvio che espandendosi la Russia nel Medio Oriente, espandendosi la Russia in Europa, il problema religioso sarà al primo posto. Perché? Perché la Russia adesso non è più quella del comunismo sovietico, che in fondo era neutro rispetto al tema religioso, cioè erano atei, però fra ortodossi e cattolici, musulmani, non è che faceva molte differenze, però la religione non andava bene, però tolleriamola. Adesso invece il soggetto della guerra non è più la Russia di una volta, non è più la Russia sovietica, è la Russia del patriarcato di Mosca, quando è nato, in cui c'è l'assoluta unità fra il popolo e la fede, fra il potere civile e il potere religioso. Questa è la nuova Russia, che è un soggetto, come dire, religioso messianico proprio, politico religioso, un messianismo che arroga a sé la totalità della verità. Tutto ciò che non è patriarcato di Mosca è eresia ed è dissolvimento della religione, e quindi una espansione della Russia in Europa sarà anche una persecuzione religiosa, inevitabilmente, perché ha un valore salvifico, detto da Dugin stesso, ma anche dai dirigenti russi attuali, i due leader, Kirill il primo e Putin. A questo riguardo, cari amici, adesso vi ho fatto una sintesi di due articoli molto interessanti che sono sul Corriere di oggi. Uno è sul Corriere di oggi, l'altro è pubblicato da Asia News ed è di Don Stefano Caprio. Adesso, per prima cosa, vorrei appunto soffermarmi sull'articolo del Corriere di oggi, che ci spiega che l'operazione speciale di Putin, col quale tende appunto di riprendersi l'Ucraina, è soltanto un primo passo per l'occupazione dell'Europa. Ovviamente questo non si sa, non sappiamo lì cosa succederà il prossimo anno nelle elezioni americane, quindi tutto può succedere. Però è chiaro che che vedendo un'Europa non adeguatamente supportata dagli Stati Uniti, è chiaro che la Russia la invade. Ha le forze per farlo, ha le motivazioni per farlo, ha motivazioni non solo politiche ma anche religiose, ha una teologia falsa, come quella del messianismo terreno, che però mobilita le masse. E tutto questo, cari amici, e siamo di fronte alla trasformazione del cristianesimo in una jihad vera e propria. Quindi tutto questo va previsto, perché tutto questo è nei fatti. Allora, quello che mi ha stupito è che il Corriere, dopo l'altro giorno, due giorni fa, aveva pubblicato un articolo nel quale praticamente diceva: cerchiamo di fermare questa guerra, facciamo un trattato, una pace, un cessate il fuoco che accontenti i russi. Gli ucraini dovranno decidersi se abbandonare le velleità di riprendersi tutto il territorio e finiamola lì, perché la nostra competizione con la Cina. Io vi ho detto, vi ricordate, venerdì vi ho detto, quando commentavo questo articolo del Corriere, dicevo: sì, ma bisogna vedere cosa pensa Putin. Putin ha detto che lui bisogna ancora di 5 anni di guerra. Quindi hanno fatto i conti senza l'oste. Ovviamente, se tu ti metti al tavolo delle trattative in una posizione di resa, è chiaro che il lupo dall'antipasto passa al pasto, figuriamoci. L'antipasto sono il 20% del territorio che la Russia si è preso e vuole prendersi anche l'80%. Poi comincerà con l'Europa. Ecco, questa dunque è un articolo del Corriere di oggi che invece ritorna sui suoi passi, cioè mette in evidenza
quanto sia importante in questo momento un aiuto a Kiev. Tenuto conto proprio che le opinioni pubbliche occidentali, anche quelle italiane, si sono un po' indebolite al sostegno a Kiev, anche perché se ne parla meno ormai, perché c'è una certa stanchezza, perché non si mette in evidenza il grande pericolo che corre l'Europa. Adesso corrono i ripari. Fino all'altro ieri gli articoli erano disfattisti, adesso corrono i ripari. Forse non sanno neanche loro cosa vogliono. Di qui adesso articoli che invece cercano di motivare la gente nell'aiuto all'Ucraina. Però portano tutti gli argomenti al riguardo. Per esempio il regime dittatoriale che si è affermato in Russia adesso, dove non c'è più la democrazia, se non è una... La democrazia in Russia non c'è per nulla, ma c'è la persecuzione dei dissidenti. In Ucraina nel 20% del territorio occupato c'è orrore e morte. E quindi quello sarà quello che toccherà anche a noi. Nei territori occupati, scrive, continua la sequenza di uccisioni di civili, violenze sessuali, saccheggi da parte dei militari russi. I prigionieri sono trattati in modo disumano, in violazione di tutte le convenzioni internazionali. Un numero impressionante di residenti sono sottoposti a umilianti procedure di filtraggio per valutare la loro affinità con il regime russo. I non affini sono deportati, molti spariscono, le famiglie vengono separate, il tutto, ricordiamo, per desertificare l'Ucraina. E questo accade in tutti quei territori ucraini, che sono il 20-25%, se includiamo la Crimea, e che toccherebbe e che toccherà sicuramente a tutte quelle zone che la Russia riuscirà a conquistare, non fatevi illusioni. Ecco, però la cosa che più mi ha colpito è, diciamo, quella, sto cercando il passaggio se riesco. Qui è sempre molto difficile navigare fra i fogli. Cioè, in poche parole, la cosa che mi ha colpito è che la valutazione del più importante paese dell'Europa, che è la Germania, prevede, ecco qua, il ministro della difesa tedesco ha dichiarato lo scorso 18 dicembre che non si può escludere uno scontro diretto fra Unione Europea e Russia entro la fine del decennio. Ripeto, queste ovviamente sono cose importanti perché dette da un paese importante come la Germania, dal ministro della difesa. E poi queste affermazioni sono corredate dalle cifre per gli armamenti. Il ministro della difesa tedesco ha dichiarato lo scorso 18 dicembre che non si può escludere uno scontro diretto fra Unione Europea e Russia entro la fine del decennio. Allora, questo articolo che avevo pubblicato, potete leggerlo con calma, è molto interessante, nel senso che, nei giorni scorsi si pensava e si ipotizzava una trattativa per il cessate il fuoco, adesso si rende conto che la Russia non ha nessuna intenzione di fare colloqui in questo momento, perché è in una fase, diciamo, di prevalenza, e quindi a questo punto che cosa può fare l'Occidente, che è distratto per la situazione in Medio Oriente? L'Occidente, specialmente l'Europa, deve fare i conti con una possibile invasione da parte della Russia. E questo lo sappiamo dal ministro della difesa tedesco. Allora, questo dunque era, diciamo così, una in qualche modo una rimessa a punto di quello che ho detto nei giorni scorsi, attraverso lettura di articoli di giornali vari, almeno quelli europei, ma non solo quelli europei, che si parlava di un possibile cessate il fuoco con la Russia, stando lì dove si è adesso. Ma come io avevo già anticipato, la Russia in questo momento pensa invece a sfondare, e quindi non ha nessun interesse a fare
cessate il fuoco alle nostre condizioni, fra le sue condizioni, non le condizioni dell'Occidente. Adesso, cari amici, siccome da questo sondaggio, l'articolo del Corriere, emerge che c'è una quoziente di italiani, secondo un'indagine statistica di questi giorni, un 15% che sostiene la Russia. Allora, a questo riguardo, adesso sono qui per informare, non per far polemiche. A questo riguardo, cari amici, se c'è una cosa che gli italiani conoscono poco, non conosco per niente, salvo alcuni che seguono Radio Maria, è che la Russia di oggi non è più quella di ieri. È profondamente cambiata. In meglio o in peggio? Per me in peggio. Non in meglio come pensano alcuni. Per quale motivo? Prima comunque c'era il comunismo, che era un'ideologia atematerialistica, che comunque era contraria a tutte le religioni, ma in ogni caso le lasciava sopravvivere. Sappiamo comunque che il patriarcato di Mosca è stato perseguitato da Stalin, forse ancora più delle comunità cristiane, cattoliche per così dire. Quindi, diciamo, da questo punto di vista era equo il regime comunista, cioè era contro tutte le religioni, detto in parole povere. Attualmente la situazione è profondamente cambiata, cioè adesso c'è stata in questi 20-30 anni una rifondazione della Russia dal punto di vista ideologico, una rifondazione che è avvenuta attraverso molti intellettuali, ma che ha avuto come punto di riferimento decisivo due personaggi, uno che si chiama Kirill e l'altro che si chiama Putin, cioè che hanno studiato una nuova fase della Russia che si rifà al passato, quando fu istituito il patriarcato di Mosca come il patriarcato che tratto estorto, perché comunque non aveva nessun apostolo come fondatore, come patriarcato che era il depositario della tradizione di Costantinopoli, allora capitale dell'impero cristiano romano, per cui era caduta Costantinopoli sotto i turchi nel XV secolo. Un secolo dopo il patriarcato di Mosca si è arrogato la successione, cioè successione nell'impero, quindi successione a Costantinopoli, successione come leader della Chiesa cristiana, successione come terza Roma. Questa è stata la fondazione del patriarcato di Mosca, che è stata un'elaborazione, diciamo così, particolare, cioè l'etnia russa viene identificata col cristianesimo e con la Chiesa, l'unica Chiesa vera. Poi nel corso dei secoli, come scrive padre Stefano Caprio nel suo ultimo articolo su Asia News, c'è sempre comunque stata una distinzione fra Chiesa e impero, sia pur minima, però c'è sempre stata. Attualmente invece si è proceduti alla rifondazione di un nuovo patriarcato di Mosca, che è come quello originario, quello del 1595, per dire con una data approssimativa, dove popolo e religione sono un unicum, dove potere politico e potere religioso sono un unicum, ambedue al servizio del popolo russo, della Santa Russia, dell'Eterna Russia. Questa è l'ideologia che supporta adesso l'espansionismo russo. È un messianismo di carattere politico che sembra molto la jihad islamica, cioè come la jihad islamica deve portare il regno di Allah nel mondo con la guerra, così il Mosca deve sottomettere i popoli del mondo alla nuova ed eterna missione del popolo russo, che è quella di portare l'unica verità a tutti i popoli. Allora, queste cose che io vi dico, cari amici, sembrano cose assurde, ma sono cose vere. Chi le elabora
chi le elabora da par suo è un più grande conoscitore della Russia del passato e anche attuale, che è Don Stefano Caprio, che è riconosciuto da tutti come il più grande conoscitore della Russia religiosa, ma non solo. Conosce perfettamente il russo, ha insegnato a Mosca per tanti anni nell'università, e adesso ovviamente in Italia, e ha agganci per cui può conoscere bene la realtà delle cose. Ovviamente, quindi, adesso lui nel suo ultimo articolo spiega molto bene, cioè il patriarcato di Mosca viene rifondato come quello che era una volta, il detentore dell'impero universale, il detentore della verità cattolica. Per cui tutti gli altri devono assoggettarsi a questo programma, a questa missione che ha il patriarcato di Mosca. Volgarmente la gente la capisce con una formula molto chiara: Mosca è la terza Roma, quindi è la terza e ultima Roma. Allora, adesso, cari amici, vorrei spiegarvi, leggervi questa, vorrei dedicare questa parte che mi rimane ancora di tempo a questa seconda nascita della Russia ortodossa, questa seconda nascita del patriarcato di Mosca, che è l'ideologia alla quale, che sottostà alla guerra che Putin ha dichiarato all'Europa di fatto. Nessuno si faccia illusioni. La guerra è contro l'Europa. L'Europa deve essere salvata dalla Russia, ha ribadito Dugin. Perché l'Occidente è depravato, è la prostituta, capito? Quindi la Chiesa occidentale ha distrutto la fede, quindi loro arrivano con la loro missione salvifica. Ora vi leggo brani di questo articolo che ho pubblicato per il Teo sul blog, di Stefano Caprio, del 7 gennaio del 2024, cioè praticamente di ieri, Asia News. Vediamo allora alcuni brani che vi fanno capire ciò che molti italiani non sanno, o fanno finta di non sapere, oppure sotto sotto fanno l'occhiolino al jihadismo ortodosso, per chiamarlo così. In Russia l'osservanza del 7 gennaio, come data del Natale per il calendario giuliano, esalta in maniera particolare quest'anno, attenzione, la proclamazione del patriarcato di Mosca come unica vera chiesa. Quest'anno, quindi, la festa del Natale è stata vissuta dalla Russia come la proclamazione del patriarcato di Mosca come l'unica vera chiesa. Quindi anche le altre chiese ortodosse sono deviate. Ma rinascita della fede patriottica non è l'unica definizione dell'ortodossia attuale. Cioè, Don Stefano Caprio mette in evidenza che ci sono molti oppositori e in Russia e all'estero nei confronti di questa deriva pseudomessianica. Le festività natalizie ortodosse di quest'anno rimarcano ulteriormente la contrapposizione tra le chiese e i popoli della Russia e dell'Ucraina. Dopo che a Kiev è stata presa la decisione di dichiarare il 25 dicembre come giorno ufficiale della festa di Natale, anche da parte dello Stato, celebrata dalle giurisdizioni ecclesiastiche della Chiesa ortodossa autocefala, cioè gli ortodossi autocefali staccati da Mosca dell'Ucraina, e della Chiesa greco-cattolica. Quindi, mentre appunto a Kiev si celebrava il Natale da parte di tutti, cattolici, autocefali ortodossi e greco-cattolici, si celebrava il Natale, diciamo, il 25 dicembre, in Russia l'osservanza del 7 gennaio come data del calendario giuliano esalta la proclamazione del patriarcato di Mosca come unica vera chiesa, questo è virgolettato, cioè detto da loro, in contrapposizione a tutte le depravazioni non solo morali ma perfino liturgiche dell'Occidente eretico e scismatico. Quindi se arriveranno qui da noi, che siamo l'Occidente eretico e scismatico, saremo costretti a ritornare nel seno dell'unica vera chiesa che è il patriarcato di Mosca. Quindi chi non ci starà alla persecuzione, chi ci starà sarà apostasia, cari amici. In realtà eh,
Non sono solo i russi a rimanere fedeli al vecchio calendario, una scelta che risale al tempo della stessa creazione del Patriarcato di Mosca. Il nuovo calendario fu introdotto dal Papa Gregorio XIII nel 1582 e 7 anni dopo venne istituito a Mosca il Patriarcato, una nuova realtà ecclesiastica che doveva rifulgere come la terza Roma, attenzione, chiamata a salvare il mondo anche con le date tradizionali, oltre che con i dogmi antichi, i valori morali e sociali. Quindi praticamente il Patriarcato di Mosca è nato nel 1595 come una nuova realtà ecclesiastica che doveva rifulgere come la terza Roma, chiamata a salvare il mondo anche con le date tradizionali, oltre che con i dogmi antichi, i valori morali e sociali. Ora, questa nascita del Patriarcato di Mosca con una unità fra politico-religiosa, fra Chiesa e Stato, come se fosse un tutt'uno, questa realtà del Patriarcato di Mosca viene rifondata oggi. Si risale a quel momento in cui questa realtà ecclesiastica fu fondata nel 1595 perché è chiamata a salvare il mondo con a causa delle sue depravazioni non solo morali ma perfino liturgiche dell'Occidente eretico e scismatico. Per i russi quest'anno dunque, cioè il 2024, vedete che andiamo verso il tempo dei segreti, non so se vi accorgete. Per i russi quest'anno è dunque una replica della nascita stessa del Patriarcato di Mosca, una rinascita. Prima identificazione di chiesa e popolo, cioè praticamente una chiesa etnica, dopo che per un millennio e mezzo le strutture ecclesiastiche avevano sempre cercato di evitare la sovrapposizione etnico-nazionale sia in Oriente che Occidente. Cioè, dopo la nascita del Patriarcato di Mosca nel 1595, però la Chiesa ortodossa in Russia e fuori dalla Russia ha sempre cercato di distinguere le strutture ecclesiastiche da quelle politiche. Adesso invece si ritorna alle origini, cioè una unità fra strutture ecclesiastiche e quelle statali. La definizione più esplicita di questa riscoperta del Patriarcato imperiale, quindi adesso è nato il Patriarcato imperiale, l'ha offerta in questi giorni l'arcivescovo di Zelenograd, Savva Tutunov, che è un fedelissimo del Patriarcato di Mosca Kirill e del suo vicario episcopale. Allora, lo Stefano Caprio è andato a cercare una definizione di questa riscoperta di questa nuova missione del Patriarcato di Mosca su una dichiarazione di un collaboratore di Kirill pubblicata su Telegram in questo Natale 2024, il quale questo collaboratore di Kirill, Savva Tutunov, dice, parla di questo Natale 2024 come la rinascita della Rus ortodossa e del popolo russo. Sotto l'aquila bicipite si rifonda la grande famiglia degli slavi. Cioè, queste sono espressioni etniche, non ecclesiastiche. Facendo un bilancio del passato, Savva, cioè questo collaboratore di Kirill, ricorda anzitutto le perdite, i nostri militi, le nostre persone pacifiche, anche in questi ultimi giorni. Ma questo non deve gettare nello sconforto, dice, perché la loro perdita ci rafforza. Essi sono testimoni della nostra gloria, della nostra forza e della nostra unità. Cioè parla come un politico. Ormai non c'è più distinzione fra la gerarchia della Chiesa e quella dello Stato. Savva scrive nel suo messaggio che finalmente abbiamo trovato la giusta formulazione dell'idea russa che svela al mondo chi sono i russi. Allora, cos'è sta Santa Russia che salverà il mondo? È utnet etnos, cioè una razza, etnos vuol dire razza, scusate, abbiate pazienza. È un etnos, qui sono virgolettato, sono le sue espressioni, un etnos formato da coloro che si considerano russi, che lo siano per nascita o per sincera adesione, coloro che amano la cultura russa e la sua gloria, adottano i costumi dei russi, conoscono perlomeno apprezzano la lingua russa, condividono gli ideali spirituali russi, sono ortodossi o hanno rispetto per l'ortodossia, come nostra fede formativa del popolo. I russi, ecco, quindi la Russia cos'è che è? È
questo gruppo etnico che, che fanno propria la cultura russa, la sua storia, i suoi costumi, la sua fede, l'ortodossia, la lingua, eccetera, 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 anche se ovviamente vengono accolti in questo gruppo anche alcuni che non sono di etnia russa. Però, attenzione, i russi etnici, quelli veramente russi di razza, sono solo l'avanguardia del popolo multicomposito della Russia. Usando un neologismo che è scritto in russo, e quindi secondo il giovane arcivescovo, che abbiamo visto, si chiama Savva, chiunque che, virgolettato, si riconosce in questi requisiti può dire di se stesso: io sono russo e un combattente per la causa della Russia, può gridare: noi siamo russi e Dio è con noi. Piori cari, capito? Questo è in mano al principale collaboratore di Kirill. Ha detto: io sono russo, un combattente per la causa della Russia, può gridare: noi siamo russi e Dio è con noi. E continua Don Stefano Caprio: la rinascita della fede patriottica, peraltro, non è l'unica definizione dell'ortodossia russa attuale. Molti altri sacerdoti russi sono stati, attenzione, c'è un'opposizione a questa identificazione della Russia con la sua etnia, e quindi questa identificazione fra la fede ortodossa e lo Stato russo, per cui molti sacerdoti russi sono stati rigettati e anatemizzati per la loro negazione dall'interpretazione bellica della religione. Chiaro che una religione diventa una religione jihadista, ovvio. Cioè, praticamente l'ortodossia cosa diventa nella formulazione di Kirill e di Putin? Diventa una religione jihadista. Non c'è nessuna differenza con l'Islam. Per cui molti sacerdoti russi sono stati rigettati, anatematizzati per la loro negazione dell'interpretazione bellica della religione, cioè una interpretazione bellica della religione, e anch'essi hanno inviato i loro auguri su siti alternativi, proprio dall'estero, dove continuano a svolgere il loro servizio ecclesiale nelle chiese che non si allineano al patriarcato di Mosca, non solo l'Ucraina, ma in tutto il mondo ortodosso, seguendo l'itinerario diametralmente opposto a quello del vescovo Savva. Quindi, come vedete, cari amici, c'è questa deviazione a livello proprio del patriarca, prima di tutto, che è Kirill, e poi ovviamente tutta la rete di potere che fa capo a lui, dove praticamente la religione viene messa al servizio di un imperialismo di carattere etnico. Non so cosa... Io vorrei sapere come possono i cattolici giustificare cose di questo genere. Qui siamo veramente alla trasformazione da parte del patriarcato di Mosca, quindi non di tutta l'ortodossia, perché l'ortodossia è una realtà molto più composita, insomma. D'altra parte il patriarca capo è quello di Costantinopoli, però, insomma, i fedeli del patriarcato di Mosca sono 150 milioni nel mondo. Quindi una comunità di 150 milioni si ritiene la portatrice della salvezza, cioè solo loro sono il vero cristianesimo. Solo loro sono la vera Chiesa. Loro sono, come ha detto il patriarcato di Mosca, l'unica, questi 150 milioni di russi, di cui solo il 4% frequenta l'Eucaristia, frequenta la celebrazione eucaristica, quindi potete immaginare qual è il livello di pratica religiosa. Perché solo loro sono la vera Chiesa e lo sono in contrapposizione a tutte le altre realtà ortodosse, e in particolare sono in contrapposizione a tutte le depravazioni, non solo morali, ma perfino liturgiche, dell'Occidente eretico e scismatico. Quindi, ecco, fate i conti voi se questo non è un nazionalismo esasperato, fuori da qualsiasi buon senso, per il quale sono morti nella guerra in Ucraina 500 mila russi per questa guerra in Ucraina, secondo le stime recenti. Non so se sono morti o morti feriti, sono 500 mila. Quindi perché cosa? Poi perché per un'opzione jihadista, non vedo come si possa chiamare diversamente. L'unica speranza qual è? L'unica speranza è che
che per grazia di Dio non tutti aderiscono, specialmente fuori dalla Russia, non aderiscono a questa deriva del patriarcato di Mosca. E poi la speranza è quella della Madonna, che ci ha detto appunto che alla fine il popolo russo sarà quello in cui Dio sarà più onorato. Poi come verrà questa conversione non lo sappiamo, però insomma, non so se mi spiego, una etnia di 150 milioni di persone si proclama la vera Chiesa, fa un tutt'uno con il potere politico e parte in guerra contro l'Occidente eretico e scismatico. Io vorrei sapere se c'è qualcuno fra i nostri cattolici putiniani che si sente di fare una diciamo così, una critica fondata a quello che dice Padre Stefano Caprio. Lui sa quello che dice, i nostri non sanno quello che dicono e non sanno quello che fanno, sono semplicemente pieni di livore contro il Papa, e allora questo li acceca e impedisce loro di dare un giudizio equilibrato su quello che accade. Ecco, cari amici, questa dunque era quello che volevo dirvi oggi. Cioè, come quest'anno il Natale è vissuto dalla Chiesa ortodossa come la seconda nascita del Patriarcato di Mosca, nato nel 1595, come erede dell'impero impero romano-bizantino e della religione che portava l'impero romano-bizantino, e ripresa dal Patriarcato di Mosca come un tutt'uno allora. Poi c'è stata sempre una distinzione fra Chiesa e Stato in Russia, adesso c'è la unione, cioè l'unica, un'unica vera Chiesa, che è una Chiesa di Stato, una Chiesa etnica, che deve portare la salvezza al mondo, che è la Cartagine da distruggere, perché il mondo è il diavolo, insomma. Cioè l'Occidente è la prostituta per loro. Allora, io dico questo, chi, l'ideatore, quello che parla più apertamente, non è l'ideatore, perché l'ideatore di tutto questo sono due teste, sono Kirill e Putin, ma il loro, come possiamo dire, il loro comunicatore in Occidente è Alexander Dugin. Ho letto stamattina una notizia, o ieri sera, non dico dove perché sennò poi non voglio sollevare polveroni inutili, ma da un'istituzione politica comunque è stato invitato Alexander Dugin, perché parla benissimo l'italiano ed è bravissimo, ha pontificato nelle televisioni italiane per qualche anno, è stato chiamato Dugin a spiegare, diciamo così, qual è la missione della Russia nel mondo, no? Che sarà anche quella magari di liberare l'Italia dalla schiavitù del papato, chi lo sa. Non lo dice, ma lo pensa di sicuro. Ecco, forse mi è scappata questa, ma ci sono andato molto vicino. Bene, carissimi, allora questi sono due articoli. La seconda nascita della Russia ortodossa la trovate sul nostro sito, sul mio blog, e anche l'articolo del Corriere, che è importante a mio parere, perché sono alto per quello che fa trapelare. Cioè che i tedeschi alla fine si aspettano nel prossimo decennio, cioè nei prossimi, da qui al 2030, nei prossimi 5 anni, si aspettano una guerra in Europa con la Russia. Detto ai tedeschi, c'è da pensarlo che succeda. Bene, carissimi, quindi abbiamo cercato di capire cosa succederà. Sono qui a spiegare quello che succederà, chi sarà il persecutore della Chiesa. E chi sarà il persecutore della Chiesa? Quello che è già stato. Quello che è già stato nel passato lo sarà anche nel futuro. Chi ha cercato di uccidere Giovanni Paolo II? Non certo l'Islam. Insomma, incominciamo a ragionare. Senza paure, e senza riguardi, nell'ambito ovviamente di una dizione sempre comunque suffragata da informazioni serie come quella che ci dà Padre Stefano Caprio, e tiriamo le conclusioni. Bene, carissimi, con questo
abbiamo terminato l'informazione, siamo arrivati al blog, cari amici, e a questo riguardo ci sono tante cose nuove, è molto, molto ricco il blog, e anche perché si è molto allargato, come numero di seguaci. Adesso sono più di 150.000 e sono praticamente triplicati, più che triplicati in questi ultimi 3 mesi, e che vuol dire che qualcosa di serio lo diciamo. E c'è una lettera di Cinzia di Potenza, la quale chiede a me a quale dono concreto la Madonna allude quando dice: non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. Cioè, Cinzia ha ragione, è una promessa di benessere in generale per noi, per i figli, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ma in realtà poi, come si concretizza questa promessa della Madonna? Nel tempo dei segreti, nel tempo dei segreti, e non dopo. Dopo lo sappiamo, nel tempo, come si realizza nel tempo dei segreti questa promessa della Madonna. Perché è stata interpretata all'inizio come qualcosa dopo i segreti, che né voi o prima o dopo, no. Nel tempo dei segreti noi non ci pentiremo né noi, né i nostri figli, né i figli dei nostri figli. Quindi la promessa della Madonna riguarda noi nel tempo dei segreti. E io ho cercato di dare la mia risposta, cioè io sono convinto che questa promessa della Madonna, che riguarda noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli, questa promessa riguarda noi nel tempo dei segreti. E vi spiego in che cosa consiste questa grande dono che la Madonna ci fa nel tempo dei segreti. Ok? Io penso di aver dato una risposta, come dire, persuasiva, insomma, una risposta convincente, però sono sempre tentativi di capire. Ecco, allora, chi vuole leggere questa mia risposta, cioè come fa, quale dono ci darà la Madonna nel tempo dei segreti, per cui noi possiamo dire che abbiamo ricevuto un grande dono. Io ho dato la mia risposta, l'ho trovata sul blog di padrelivio.it, se usate Google, e se usate il sito radomaria.it, se usate il sito in alto trovate l'icona del blog. Io vi ho prospettato la mia soluzione, voi prospettatemi la vostra soluzione a questa domanda, la vostra risposta, cioè non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. A quale dono allude la Madonna in concreto? E in quale momento si realizza questo dono? Io ho dato la mia risposta. Chi vuole leggere la mia risposta la lega sul blog, e chi invece riesce a elaborare una risposta diversa, faccia pure, io sarei felicissimo, perché non sono cose facili a cui rispondere, magari la Madonna da suggerisce qualcosa a qualcun altro, insomma, detto in parole povere. E così, cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra lettura cristiana della cronaca della storia. Vi ringrazio. Adesso ricomincia la vita normale. Finalmente siamo un po' senza feste, perché erano un po' troppe. E comincia la vita normale, la vita di lavoro, la vita, diciamo, di preghiera, di perseveranza, di opere buone. Insomma, andiamo avanti sereni, perché la Madonna ha in mano tutto. È lei che comanda. Possiamo stare tranquilli. Restate, cari amici, sempre in sintonia e continuate ad aiutare la nostra dolcissima Radio Maria.